svolge un evento di grande importanza, la settimana della ricerca. È ampiamente dimostrato che la ricerca scientifica in campo medico, gli stili di vita, i nuovi farmaci, la prevenzione hanno aumentato le aspettative di vita degli italiani e di tutti gli abitanti del mondo. Per cui è estremamente importante sviluppare la ricerca scientifica. Oggi sono aumentate moltissimo le aspettative di vita delle persone e si calcola che ogni 10 anni proprio i progressi della ricerca, i nuovi farmaci, il miglioramento della prevenzione permette di aumentare l'aspettativa di vita di un anno. È importante la ricerca ed è anche molto bello stimolare i giovani a effettuare ricerca. Noi abbiamo bisogno di ricercatori che non fuggano all'estero, ma di ricercatori che rimangono nel nostro paese per sviluppare qui nuove ricerche e nuove possibilità per tutti quanti noi. È talmente importante che appunto è finalizzata a creare appunto la necessità che i migliori talenti di questo paese, il nostro meridione in particolare, non vadano via. Ci sono tutte le potenzialità, tutte le condizioni affinché questo possa avvenire. E in questa realtà, la realtà che ci vuole di medicina e chirurgia e l'azienda ospedaliera universitaria è appunto un terreno ideale per realizzare questo. La ricerca serve per poter vivere meglio, per avere un futuro migliore, per garantire cure a tutte e tutti, quindi insomma che ci sia anche la conoscenza di quello che si fa nella ricerca per creare sempre migliori opportunità di vita. Un'iniziativa che nasce circa 12 anni fa ed è nel tempo cresciuta su base volontarie, di esperienze su un territorio non soltanto nazionale ma anche internazionale, secondo un modello diffuso, una sorta di arcipelago che nel tempo ha dato grande segno di sé non solo per gli eventi realizzati ma anche per i prodotti scientifici appunto portati a compimento. Beh, l'avvenire della cura è qualcosa di estremamente complesso, siamo in un passaggio delicatissimo, ormai prescindere da questo destino che è quello della tecnologia che è diventata un asset fondamentale in tutti gli ambiti. Naturalmente questo è un destino che va governato con intelligenza, dovremo non perdere l'umanità dell'uomo, dovremo restituire anche alle nuove generazioni che l'uomo non è soltanto un apparato tecnico, un apparato fatto di ossa e muscoli, ma anche esperienza, vissuto, e noi abbiamo oggi messo su questi aspetti da prospettive diverse in questo articolato mondo della psicologia, della psicoanalisi, della psichiatria e quant'altro.